Io lo seguivo già prima, lo seguo da circa un anno. Abbiamo purtroppo oggi la constatazione del fatto di dire che avrei, diciamo, voluto ancora seguirlo, ma purtroppo lui direttamente non posso più farlo. Lui era stato indagato per il reato previsto dall'articolo 572 del codice penale perché maltrattava la moglie di Santo Laura e quindi agli occhi anche dei figli, soprattutto del figlio Alessio. Ecco, purtroppo ci ritroviamo di fronte quindi a un procedimento consistente penale tale per il quale avremmo avuto un'udienza preliminare il 30 settembre 2020, che purtroppo non ci potrà più essere. Abbiamo un fascicolo formato da numerosissime pagine di scritti rivolti ad una persona che vanno, cioè, a ritrarre un soggetto che assolutamente non è quello che vogliono far sembrare. Il mio assistito è sempre stato un lavoratore, una persona che, come ex autista dell'ANT, perché da poco tempo lui era in pensione, è sempre stato un gran lavoratore, faceva moltissimi straordinari per poter diciamo far fare una bella vita alla moglie, ai figli. Per lui la famiglia era veramente tutto, credeva in pieno alla famiglia, non accettava assolutamente quindi tutte queste cartoffie, diciamo, concedetemi il termine poco giuridico, però in quanto, ecco, vedevamo scritte delle accuse che assolutamente più di qualche lite che ci poteva essere stata in famiglia, così come in tutte le famiglie, veramente non corrispondono queste accuse al vero. Quindi capisce bene che in questo momento penso proprio che le mie assistite, la signora Scalamandré Maria Rosa e la signora Scalamandré Rosalba, siano in uno stato veramente di profonda angoscia e rabbia, anche proprio perché si trovano adesso ad avere un fratello che appariva lui come, e lo volevano far apparire come, la persona pericolosa. Infatti aveva il giudice che aveva applicato due misure cautelari, cioè di allontanamento dalla casa familiare dove è successo poi il fattaccio, e di divieto di avvicinamento alla signora di Santo Laura, quando invece, ecco, dicevo, purtroppo, ecco, la persona pericolosa non è poi stata lui, ma è stato il figlio, sicuramente Alessio e Simone. I figli hanno sempre appoggiato la madre in tutto e per tutto, anche perché la madre, fin dalla nascita di questi bambini, ha sempre puntato, il suo, diciamo, obiettivo era quello di mettere contro i figli al padre, ma soprattutto anche alla famiglia del padre. Quindi ecco che durante tutti questi anni, 28 per Alessio e 20 per Simone, ci ritroviamo ad avere ovviamente dei rapporti sicuramente non idilliaci. Senza la signora di Santo Laura, ho visto che ha dichiarato che sono stati 39 anni di violenze. Io ho invece una denuncia dove praticamente, dalla quale poi è partito tutto, no, questo, diciamo, procedimento per maltrattamenti in famiglia del quale le stavo parlando prima, dove non si parla di 39 anni di maltrattamenti e quindi di violenze, ma capisce bene che comunque, anche se fossero stati, io mi chiedo come può una donna, anche solo che per la tutela dei suoi figli, aspettare 39 anni e decidere quindi i primi di gennaio del 2020 di rivolgersi in questura per per fare querela, ecco, per sporgere querela. Quindi obiettivamente capisce, abbiamo solo veramente anche pochi fogli di pronto soccorso, come posso dire,
ci ritroviamo in una storia dove avremmo dovuto, se così davvero dovesse essere stato, di avere 39 anni di violenze subite dalla Di Santo, trovarci di fronte a delle grosse cartelle, no, come posso dire, cliniche, di referti, di medici, quindi del pronto soccorso, dove potevano constatare delle violenze quindi subite, ecco, e soprattutto la signora, a questo punto la famiglia si chiede come mai non ha fatto prima la separazione, cioè non ha, come mai ha aspettato 39 anni, non può essere stata solo un sentimento di paura delle signore, perché così come l'ha fatto adesso poteva farlo benissimo prima. E soprattutto non scagliare così comunque contro i figli al padre, che il mio assistito è vero, aveva, perché la signora era una bella signora, ma soprattutto, le spiego, era una persona capace di toccare i punti deboli del mio assistito, quindi di istigarlo a, insomma, come posso dire, a determinate situazioni che hanno creato poi tutto un disequilibrio in casa. E il divieto che lui aveva di avvicinamento alla signora non è mai stato violato, in quanto lui non poteva avvicinarsi e la signora non l'ha mai più vista dal 1° di gennaio del 2020. Quindi non ha mai più assolutamente proprio avuto la possibilità, ma nemmeno era sua intenzione, tanto che appunto non è mai accaduto, anche proprio perché comunque non... Tranne la sera dell'omicidio, però, dove è andato a casa? Però le spiego, per quanto riguarda la signora dicevo quello, invece sì. Per quanto riguarda i figli, lui aveva l'obbligo di allontanamento come misura cautelare dalla casa familiare, e va bene. Lui varie volte si è recato intorno, diciamo nella zona, diciamo, della casa familiare, unicamente perché era l'unico punto dove poteva incontrare i figli. Qualche volta al telefono si sentivano e c'era modo di potersi scambiare magari qualche parola, anche perché comunque ricordiamoci che la signora se n'è andata completamente, non ha più provveduto al diciamo a nemmeno il mantenimento dei figli, che comunque va bene, ok, poteva essere a carico del mio assistito, ma come posso dire, il mio assistito si trovava anche in difficoltà economiche, e lui in questo modo a volte, vedendosi nei pressi, perché lui non è mai più andato in casa, tranne l'ultima volta dove c'era poi un accordo, quindi l'ultima volta, cioè il 10, che poi il giorno dell'omicidio, è praticamente successo che comunque ci sono stati degli scambi di messaggi dove addirittura i figli dicevano proprio al papà di andare in casa. Lui voleva parlare ai figli per sistemare alcune questioni, perché comunque non accettava la denuncia che Alessio aveva sporto unicamente alla madre. Di conseguenza avrebbe gradito che il figlio potesse diciamo modificare un qualcosa di questa denuncia. Ora poi è ovvio che io le parlo così anche molto semplicemente, perché comunque insomma è una diretta questa, quindi non è che mi sono costruita dei discorsi particolari, però quel giorno lì a mio parere non c'è stato un divieto, non c'è stata una violazione del divieto, esatto, perché comunque c'era un accordo. Mi ha assistito a dire sicuramente i tabulati a nostro favore, ma comunque cioè Alessio ha dichiarato comunque, lascio poi l'avvocato di Alessio parlare, perché il collega Rinaldi assolutamente stimo, quindi non c'è assolutamente, comunque c'era proprio l'accordo di vedersi, e quindi lui addirittura era venuto da me in studio il venerdì antecedente all'omicidio e avevamo parlato del fatto che lui mi ha detto i miei figli mi hanno finalmente dato un appuntamento,
cioè no, mi daranno, scusi, un appuntamento per poter andare da loro e per poter parlare. Mi ricevono finalmente, era molto scocciato di questo, mi ricevono i miei figli, perché, e io mi ricordo che gli dissi, mi raccomando, vedetevi in un luogo pubblico, aperto, hanno fatto passare questa persona come una persona pericolosa, quando poi alla fine è stato ammazzato. Dal fatto che ci troviamo una di Santo Laura che fa delle dichiarazioni sui giornali, per carità, a suo diritto, che sono dichiarazioni che nemmeno nella denuncia che ha fatto e quindi che ha sporto, le ripeto, il 1º gennaio del 2020 ci sono. Quindi anche veramente penso che a questo punto sia la sua intenzione è quella di voler difendere in pieno, per carità, cuore di mamma, io posso capire, sono madre anch'io, però ecco, i figli e comunque sicuramente ecco, ci troviamo in una situazione anche molto brutta perché quest'uomo è stato completamente massacrato, tanto che la famiglia molto probabilmente non potrà nemmeno vederlo.